Bentrovati sul mio canale, è la prima videoricetta del nuovo anno e oggi andremo a preparare un primo piatto, semplice da fare ma molto gustoso. Vediamo gli ingredienti. Passata di pomodoro, olio extravergine di oliva, sale fino, sale grosso, origano fresco, prezzemolo, pepe nero, aglio, peperoncino fresco, spaghetti, pecorino romano e un polpo, da circa 900 grammi. Per prima cosa mi occupo del polpo. Andiamo a pulire la testa. Tolgo gli occhi e togliamo la bocca. Lo sciacquiamo per bene con abbondante acqua. E ora, con l'aiuto di un coltello, lo tagliamo per bene. Adesso prendiamo un po' di peperoncino fresco. Facciamo un bel trito di prezzemolo. E andiamo in padella. Aggiungiamo olio extravergine di oliva, l'aglio. E il polpo. L'origano fresco e il peperoncino fresco. Dopo 15 minuti di cottura, tolgo i gambi dell'origano e unisco la passata di pomodoro. Sciacquiamo per bene la bottiglia. E aggiungo del pepe e faccio cuocere a fiamma medio-bassa per un'ora. Nel frattempo ci grattugiamo del pecorino romano. Dopo 30 minuti di cottura aggiungo due mestoli di acqua calda non salata, quella che utilizzeremo per cuocere gli spaghetti, e proseguiamo la cottura. Dopo 45 minuti di cottura aggiungo il sale. Assaggiamo se il polpo è tenero. È perfetto, anche la sapidità della salsa è al punto giusto. Saliamo l'acqua e mettiamo in cottura la pasta. E finiamo la cottura dello spaghetto insieme alla salsa. Aggiungo dell'acqua di cottura,
Mettiamo il prezzemolo. Chiudiamo il fuoco. Aggiungo il pecorino romano, mezzo mestolino di acqua di cottura, un E buon appetito! Assaggiamo. Il polpo è morbidissimo, il sugo è incredibile. Provate a farla a casa. Ci vediamo nella prossima ricetta.